ti viene un'idea di fare una cosa che non c'è, partendo da questa indicazione di che cosa è la poesia. Allora, il fatto di essere un poeta, che fai una cosa che non c'è. Naturalmente il tuo passato e il passato in generale partecipano a questa novità. Il ritmo di questi pacchi, no, con coperti di sacco, nasce nei vecchi ritmi. Come la musica nasce, c'è un ritmo, forse il ritmo di un tamburo, non è il ritmo di un pianoforte. Mi darai il cuore immobile. E poi nei vecchi lavori, io che c'erano le lettere, non avrò più pensieri né bontà. Quando lo facevo inizialmente, pensavo a Ungaretti, ecco, a Ungaretti e alla poesia fonetica. Farò da guida alla felicità. E anche questo non è fonetica, ma il ritmo della voce è rimasto. E sempre ho fatto la pittura senza farla mai. Poi nella mia prima mostra al 1960 alla Tartaruga, che esponevo, è entrato dentro Maffei e mi ha detto che io ero un pittore. L'ho preso sul serio. Anche quando ho fatto una mostra con i cavalli a 69, io ero sempre il pittore che ha fatto una mostra di cavalli. L'arte povera è appunto, il titolo è drammaturgico, cioè nasce dal teatro. E però guarda caso, cioè, che tutta l'arte italiana è drammaturgica e dunque in questo coincide, no? L'identità e la drammaticità che prevede una grande apertura.